Bernardi di Mastammania per raccontarci tutto quello che è il suo percorso professionale, che ha visto metter mano a progetti come Ferrari, Bugatti, Panda, Golf e molto altro, anche non solo di autovetture, per arrivare fino ai giorni d'oggi, quando ha ormai realizzato anche la sua auto personale che ci farà vedere a fine filmato, ma naturalmente passeremo attraverso la Mustang di Fabrizio Giugiaro e quella di Giorgetto Giugiaro, che già negli anni 60 mise mano ad un progetto che è tuttora sconosciuto ai più. Buona visione! Io avevo solo delle influenze di disegno, che l'indirizzo era artistico, perché la famiglia dipingeva, faceva decorazioni. Per cui l'intento del familiare era quello di andare poi a proseguire negli studi accademici d'arte. Però mio padre, che aveva visto una facilità al disegno, io disegnavo ritratti, paesaggi, quello che era l'abilità manuale, lui mi fa: guarda, c'è anche un disegno importante, che è quello a tre dimensioni, perché le due dimensioni è facile, ma se devi fare un tavolo devi avere la terza dimensione. Esiste un modo di disegnare che non è quello solo che tu facilmente sai fare, ma quello tecnico. Che vuol dire? Se fa un bicchiere, per farlo non basta fare lo schizzo così, con le sue ombre, eccetera. Ma come fai a fare un bicchiere? Devi mettere la linea così, con le misure, con il diametro, con gli spessori. Cioè, e io un ragazzino, cos'è sto disegno lì, no? Allora, un corso serale di disegno tecnico a 12 anni. Wow. Ecco perché io sono stato facilitato a fare l'auto, perché è un progetto ingegneristico. Quindi io ho fatto scuole tecniche in contemporanea a scuole artistiche. E quindi per fare un'esperienza alla FIA, diciamo così, è stato una casualità, perché il mio professore di disegno faceva i ritratti e alla fine dell'anno scolastico, diciamo, si fa una mostra. È venuto a vedere questa mostra l'ingegner Giacosa, che ha fatto dalla Topolino alla 600, eccetera, eccetera. Lui vede questa mostra, poi vede, spinto da un professore, a fare delle caricature di auto, no? Boh, io l'auto non è che mi interessa più di tanto, però abbiamo fatto corsi di ingegneria serali in contemporanea. E lì fa, visto l'interesse, questo ragazzo ha fatto un corso dei suoi ingegneri FIA di sera, quindi è preparato tecnicamente. E lui era stupito, no, vedere dei bozzetti, e mi chiede se voglio fare un'esperienza in FIA. Sono entrato in FIA, un mondo completamente diverso da quello che era il mio modo di sentire, però mi incuriosiva il fatto creativo, cioè come si fa il bicchiere, no? Nella complicazione ingegneristica c'era spazio per illustrare quello che si disegnava. Quindi l'auto, come lei vede quel disegno a colori di là, è una
illustrazione di un disegno, del profilo. Lassù ci sono i profili, perché per fare un'auto, un bicchiere, devi farlo con le misure. Non fai solo lo schizzo, perché così, quando fai così, chi lo guarda dice: e quanto è alto? E quanto è largo? E che diametro ha? Io ho sempre fatto la creatività così. Ecco quello che ho comprato in Fiat. La creatività in matematica. Alla Fiat hai 50 persone sopra di te, prima di arrivare a decidere. Questa è quella che va bene, parafango, far quello che è. Devi passare anni e devi essere ingegnere. Io non ero ingegnere. Allora vado da Bertone, che mi ha offerto, visto quello che sapevo fare, di vedere realizzato i miei disegni di automobile. Questo è lo scopo per cui sono andato via dalla Fiat, giovane, da Bertone. E da Bertone ho capito come da solo puoi definire la forma dell'auto, e ho fatto una specie di schizzo di un Alfa Romeo per dirle cosa si può fare. Porto lo schizzo all'Alfa, l'Alfa dice sì sì va bene, falla pure. Viene da me e mi dice: c'è da sviluppare questa vettura. Dico: io sono girato fino, come faccio a sviluppare la vettura? Allora licenziati. Ecco il motivo per cui sono andato via. E di lì inizia tutte quelle robe lì. Lei in Bertone disegna diverse auto. Una si va a legare con una delle autovetture più iconiche, se vogliamo, degli ultimi anni, diciamo gli ultimi 50 anni, che mi sento di dire, ed è questa un po' la mia teoria. Che fare con la borsa, è proprio un'altra cosa. Sì, però si lei chiama Mustang. Lei, come diversi italiani, ho una teoria. Io credo che gli italiani, che questa macchina, cioè la Ford Mustang in generale, debba più all'Italia di quanto gli stessi americani vogliono ammettere. Lei e suo figlio, Zagato. Diciamo che e con l'Italia, col mondo torinese dell'automotive, c'è sempre stato un legame. Voi con i carrozzieri storici, mi viene in mente Ghia, sì, per esempio, sì. No. C'è sempre avuto un legame. Lei questa come l'ha concepita? Ma allora adesso, a distanza di anni, faccio una riflessione su quello che è questo prodotto, che ha rivoluzionato un po' in America il desiderio di non avere solo delle vetture europee o italiane, per avere la vettura sportiva. Gli americani sono pragmatici, giusto? Però nella loro, diciamo così, forza economica e inventiva, avevano tutto quello che serve per soddisfare queste esigenze di chi vuole avere una macchina senza spendere milioni. Quindi macchine non così costose, anche perché semplici, non così sofisticati, ma con un'impressione più che sufficiente per dare quella visibilità sportiva all'americano. Perché tutti si influenzano, gli americani, con quello che diceva lei, vedendo quello che facevamo noi, avevano anche il gusto di poter rivederlo nella loro ottica. Perché la Mustang, come è nata, è tipicamente americana, con le linee dritte, molto poderosa, quindi non aveva quella modellazione della funzionalità. E io in un convegno in America ho fatto una critica, visto che ci hanno criticato, a me hanno detto: voi fate le macchine come gli asini che hanno la testa bassa, noi facciamo le macchine come i tori che hanno la testa alta. Concetto, no? E noi macchine penetranti, riduzione del CX, della perché? Loro avevano i soldi, avevano il petrolio, potevano avere delle masse che andavano in strada senza problemi, velocità limitata,
primo consumi, il petrolio non costa niente, è sempre più largo, no? Sempre più largo. Quindi aveva un'ottica che era un'ottica di chi non ha problemi. Cioè, le leggi sono quelle, le strade sono tutte dritte, non è che... Invece noi, strade tortuose, pochi soldi, devi fare tutto in modo molto attillato, questo poco. Beh, è inevitabile che comunque ci siano dei legami emozionali con le auto, per i motivi più svariati, perché è stata la prima auto su cui sono salito da bambino, perché su quell'auto ho conosciuto la mia ragazza, perché ma sì, sono fa... in chiesa, il matrimonio... E fa parte di questo oggetto che socializza, dà delle opportunità. Io mi ricordo da ragazzino che andavamo a ballare e quando trovavamo quello che aveva la macchina, festa, perché andavamo in certi posti. Poi la 500, il primo diciamo così posto dove c'era un po' più di intimità al di là del cinema, dove c'era un sacco di gente, la macchina diventa il primo momento da ragazzi di... ha un valore sociale enorme se si analizza poi bene. E poi quella dell'edonismo, no? A lei può piacere il Range Rover, non lo so, a lei può piacere la Ferrari, ma o no? Che macchina guida? Perché non la guido? No, che macchina guida? Una Ford Kuga. Una Ford? Lei cos'ha? La mia prima auto è stata una panda. E sono affascinata. La panda era andata. Era versatile, è versatile ancora oggi. E ma è cambiato il concetto dell'interno, della panda era due tubi, no? Uno qui, li agganciavo lì con la tela per poter sganciare e fare la culla del bambino. Oppure togliere e lo spazio senza aver l'ingombro. Sono tutte analisi per lo spazio. Poi a un certo punto la FIA ha fatto normale, perché la gente vuole viaggiare anche con un certo comfort e quindi se ne è fregato di avere più spazio. Sono tante cose che cambiano dal punto di vista commerciale. Ma lei quando crea, comunque ha creato le sue auto, comunque gli oggetti, i design che ci sono tutt'oggi, quanta importanza dà all'utente finale, cioè quindi alla persona che effettivamente qui lo va a usare tutti i giorni? Ma io sono un po' egoista, nel senso che faccio le cose che mi piacciono e che come tutti gli uomini fanno per sedersi, alzarsi, prendere. Io ragiono solo così. Poi, se riesco nella mia scelta a dare a lei qualcosa che ama, bene. Ed è il successo delle vetture, si sono piaciute a molti, se no non l'avrebbero comprato. Allora, io se mi sono basato, quando ho fatto la Golf per la Volkswagen, c'era mica il marketing. Si sono basati su un principio semplice. Sono venuto a Torino a vedere il San Torino del 69, su 6 vetture che i manager, i giornalisti scelti hanno scelto 6 vetture come rappresentazione di un qualcosa per fare le loro vetture. Su 6, 4 ho disegnato io. Allora il direttore generale erano d'accordo in darla a me. C'era Pininfarina, Bertone, c'erano tanti. Io dico, ma perché non fammi che sono più scassato l'ultimo, no? E ho detto, ma perché su 6-4 aziende lei, quindi calcolo della probabilità. Vedete? È casuale, no? Oggi, quando devi fare una vettura, arriva un team di persone del marketing che analizzano tutto il creato e si proiettano la vettura così e lì, noi dobbiamo star là, queste qui, quelle là, lì, ti riempio la testa di cose per quando stai avanti al tecnografo. Cosa fai? Allunga la master,
è una vettura che io trovo eccezionale per quello che è la voglia di una vettura sportiva, che questo può rispetto a una Ferrari allora. Allora, questa vettura qui non rispecchia nulla di questa forza che ha dato lì la Ford per farla. È un disegno diverso, tanto per fare cose di diverso. Non c'era come dire fai un'evoluzione dalla Mustang, che è quello più che ha fatto Fabrizio. Io in questa ingenuità, allora avevo 25-26 anni, mi ricordo, ho fatto una cosa diversa, utilizzando il motore. Quindi, a distanza di anni, questa vale zero. Come Mustang. In realtà è la Mustang. Poi abbiamo questi fari che giravano, qui, no? Allora, rispecchia un modo diverso di linea europea, semplice, non così. Ecco perché dico che non è una Mustang, nello spirito della Mustang. Questa autovettura credo che sia una delle autovetture più ricercate della storia della Mustang, perché... Non so che fine ha fatto. E la mia domanda voleva arrivare... esercizi estetici, no? Come che fine facevano gli esercizi estetici a quegli anni? Cioè, venivano distrutti, assemblati? L'ha comprata, chi l'ha comprata? Un proprietario, non mi ricordo. Poi l'avrà venduta a qualcuno, si scambiava. Io, veramente, una volta che è uscita dall'officina, che ho vista. Io vado in America, la prima volta, io un convegno ad Aspen, cacchio, vedo tutti dei miei prototipi che l'ho visto una volta sola. Esco da questa università che mi ha invitato e mi fanno vedere, sono arrivato da parte degli Stati Uniti perché io ero in questo convegno e loro orgoglioso di avere una mia macchina che avevo disegnato io, ma l'ho fatta anche firmare. Io dico, ma io questa l'ho vista solo una volta, quando è finita poi è partita. Quindi, sorprese! Sorprese! Come vado a Toronto l'altro anno e hanno uscito di questo convegno, mi fa trovare la DeLorean. Il signore è partito da Los Angeles, è venuto a Toronto con una baracca di macchine. Non possiamo metterla questa. Sono d'accordo con lei, era terrificante. Esteticamente è incredibile. La cosa che mi ha sorpreso è che Chapman ha messo le mani per fare la meccanica, ma Chapman, che è un furbo oltre i furbi, dice: se io faccio una vettura così con le prestazioni delle mie, chi compra più la mia? Quindi l'ha messa un po' così, no? Questa è la realtà che nessuno pensa, ma è così. Quindi una macchina va bene, andare dritto, tranquillo, arriva al bar, apre, ma non puoi pensare di andare a fare una gara di rally con la DeLorean. Però DeLorean è sua figlia, tecnicamente. No, ma io non discuto quello che è l'estetica. È l'estetica. L'estetica è una cosa, poi viaggiarci è un'altra cosa. Scusi, io ho fatto la Brera, no? Dio buono, ho detto, ho sprecato una linea lì sopra perché è un telaio vecchio, una prestazione è pesante e... Allora, il mio successo è successo anche degli ingegneri, non solo mio, Cioè, se la macchina va bene, allora si scappella. Se ti guardano così come dire, cosa hai fatto? No? Purtroppo una partecipazione. Un'altra domanda sempre relativa alla Mustang, cioè lei ci mette le mani 40 anni fa su Bertone, suo figlio ci mette le mani nel 2008, è un caso? È quello che gli americani chiamano legacy, cioè ha trasmesso l'idea a suo figlio? È una vettura che a mio figlio, come tutti i ragazzi, nell'analisi di tutte queste vetture, e piaceva. Poi lui è amico di questo editore americano, ha diversi amici in America,
e quindi anche degli stilisti della, della Mustang, che volevano che lui partecipasse a fare la ricerca per arrivare a fare una vettura. Lui è partito, poi cambiano i direttori, dicono non ci interessa più, fatta per essere un'alternativa a quelle che facevano loro. Alla fine cambiano le persone e lui se l'è fatta per conto suo. E la risposta, ecco, questa è un po' la traccia. Lei mi ha detto che la sua collezione l'ha lasciata tutta in Ital Design. Capisco che comunque convinzione le autovetture tengono posto. C'è qualche pezzo però che è rimasto più affezionato che un altro. Ti parlo di valore sentimentale, qui torniamo al discorso emozionale legato all'autovetture. Allora, ogni periodo c'è qualche cosa del tuo lavoro che ti piace di più o ti è più congeniale. Però quando cambia il tempo, dopo 5 anni, dopo 10 anni, il tuo gusto cambia, quindi questo affetto non è come i figli, no? È qualcosa che svanisce, quindi uno può dire in quegli anni quella mi piaceva di più, ma scegliere uno in assoluto è difficile. Non so. Io potrei scegliere la Panda, perché è il progetto più difficile, proprio più difficile. Anche perché arriva De Benedetti con le mani in tasca, era un... Allora non era più grande di questo garage, mia, anche a Vital Design. E fa, noi dobbiamo fare, lui era diventato presidente, noi dobbiamo fare una vettura economica alla francese, utilizzando il motore della 126 che arrivava dalla Polonia. Ed era fine di luglio, quindi parlando così, e dico, va bene, a settembre ci mettiamo lì e sviluppiamo questa vettura utilizzando il motore della 126. Lui mi fa, no no, devo partire subito. Dico, ma è la fine di luglio, adesso andiamo in ferie, giustamente in ferie. Lui mi fa, dove va in ferie? Vado in Sardegna, ho affittato una casetta. Ah bene, allora, io che ho la casa in Sardegna, il 15 di agosto mi porti i disegni, tu al mattino disegni, e al pomeriggio vado a fare il bagno, così! E dico, ma... ma domani il mio socio mi fa dirlo? E penso che lui... E lui deve studiare tutta la parte di meccanica, di telaio. Comunque, lui così, porco voi, allora vado in Sardegna, porto il tecnico, disegno al mattino, al pomeriggio. Il 15 di agosto, telefono con l'ingegnere. No, non c'è ingegnere, è via. Come via? Mi aveva dato appuntamento per portare dei disegni e discutere. E dice, no, è a Torino. Ma ritorna? No, no, non ritorna. Mi sono ordinato le vacanze. Arriva a Torino, il 20-22, apro il giornale, De Benedetti non è più il presidente dell'amministrazione della Gaddafia. Ho detto, mi sono andato le vacanze, io e Mantovani lo stesso che era in montagna a fare gli schizzi di tutti i concetti di... Al pomeriggio mi telefona Tuffarelli che era nella parte, mi fa, sappiamo tutto, lei va davanti perché il prodotto, il progetto prosegue, quindi non si preoccupi, se non c'è più De Benedetti, lei va davanti, faccio tutto il secondo programma, respiro. Quando fa così con la palma, l'inizio. Contributor for the New York Times here at the LA Auto Show. You know, one of the big conundrums in automotive design is how do you update retro? I mean, by definition, retro means old. How do you make it new? The answer, at least as far as the Ford Mustang is concerned, may be the Guijarro concept. Designed in Italy by Ital Design Guijarro, this concept takes Mustang styling to a new, sexier level. Up front, a lot of people think the partially hidden headlights scream Camaro, but aside from that, it's all Mustang, from the long hood to the roof line, all the way back to the signature three-bar taillights. Under that hood is a supercharged 500 horsepower Ford V8. It'll take you from zero to traffic court in less than 5 seconds. But it's doubtful that the Guijarro Mustang will ever be built.
For one thing, it would cost so much, maybe 85 grand. But oh, isn't it fun to dream? For the New York Times, I'm Jerry Guerin. Lei non ha disegnato la sua auto, ha diversificato tantissimo. Io, dalla pasta Barilla alle fotocamere. Cioè, il principio è uguale. Ma la come mai ha cambiato? Cioè, si è stufato delle macchine, era una cosa che aveva già dentro. No, il problema è semplice. Allora, quando diventi, diciamo, famoso o conosciuto, c'è qualcuno che dice, ma perché non proviamo a far fare il disegno della Nikon a questo disegnatore che è conosciuto? Allora, ti propongono di disegnare una macchina sua. Non è che sono andato io a cercare di disegnare le Marille. Avviene così, ma perché abbiamo sviluppato il settore disegno industriale, che è un po' una specializzazione diversa dall'auto, non ha le normative di omologazione. Cioè, questo TAR non è omologato. L'auto ha migliaia di punti di omologazione. E se gli dico, stiamo lì tutta la mattinata. Allora, fare un oggetto che non è l'auto è, da un punto di vista del percorso grafico creativo uguale, è sempre la proiezione sui tre piani, sui quattro piani. Allora, fare una macchina foto dove ci siamo messi a fare questo oggetto, abbiamo speso di più che fare un'automobile, ma ha reso molto, molto, molto meno. Perché lei calcola il tempo che passa a disegnare, creare, su un oggetto che lei non ha esperienza, va di intuizione, è un oggetto che prende con le mani e fa delle considerazioni, no? Poi arriva il tecnico del produrre, il quale comincia a mettersi le mani nei capelli, ma guarda questo che cazzo mi ha fatto, scusate. E loro sono abituati a un'attrezzatura per far tutto squadrato. Noi abbiamo fatto degli angoli, delle cose così, e il direttore, io vedevo che erano un po' perplessi, però lui fa, ma lui l'ha disegnata così, datevi da fare. Ecco che l'ingegnere diventa un creativo per soddisfare chi gli ha detto, no, Giuseppe l'ha vista così, la facciamo così. E comincia a inventare nuove attrezzature, nuovi percorsi. Questo è importante, così nell'auto e in tutto. L'utopia dei ragazzi è importante perché dà uno stimolo a chi è capace di trasferire un'idea un po' così in una realtà. Allora ci vuole irrazionale e razionale e cercare di... Allora, ecco perché abbiamo fatto il Marille, perché? Ci siamo messi a fare bulloni, a fare delle cose meccaniche, no? Qui, pronto. Poi è venuto fuori questo schirivizzo, andiamo a Napoli dove ci sono queste società che fanno le trafile, perché la trafila del maccherone è come quella della gomma di un'auto. Spingi la materia e ti fa il tuo disegnino della gomma, ad esempio delle battute delle porte, no? Che c'è un codolino, poi è così, c'è il buco, poi la porta batte, schiaccia lì, e il principio è uguale del Marilla, non è che il maccherone. Infatti è molto... Alla fine quando è uscito sto maccherone lì mi hanno detto, ma non è possibile che tu ti metti a fare queste cose. Poi per dire che scandalo, un professore che apre il cuore gli toglie una cista qui, non vale più niente. Ecco, questo è il concetto della maggioranza delle persone che ha trovato scandaloso che io ho avuto pubblicità sui maccheroni della Voiello. Ma la cosa bella è che vado a Milano alla presentazione della Voiello e vado a finire su Newsweek, ma non per le auto, per le Marille. Quindi io che ho fatto cose più importanti, sull'unica rivista importante americana mi metto con le Marille. Altro che con le macchine la mostra.
c'è il montante A. Però l'elettronica è una roba lui si mette a ridere, perché c'è sempre spaziale, però glielo dico. Perché ho fatto una macchina così per me? Perché quando io entro, che sono vecchio, devo non chinare la testa, non lo fare così. No, perché se uno non sa cosa toccare, parte la macchina. Parte la macchina. Oh. Nome? Fabrizio. Bellissimo nome.